Chi è la prima persona che incontri quando entri in pronto soccorso? Chi è che risponde al campanello quando chiama il malato? Chi è in prima linea accanto ai medici a combattere questa pandemia? L'infermiere. L'infermiere è una figura responsabile di numerose scelte riguardanti tutta l'assistenza alla persona. Essere infermiere significa riuscire a valutare una situazione e agire in autonomia. Egli infatti possiede valori professionali e ha acquisito delle conoscenze che gli permettono un confronto professionale con le altre figure con cui collabora. Il professionista infermiere è colui che svolge tutte quelle attività volte alla promozione e prevenzione della salute attraverso gli interventi di cura sanitaria come il lavaggio delle mani, la prevenzione e cura delle malattie, della prevenzione dell'infezione, oltre che alla riabilitazione e alla salvaguardia della salute dell'individuo e della collettività. Oggi possedere una laurea scientifica come quella in infermieristica consente al professionista di essere molto versatile e di poter operare in molti ambiti. Il percorso formativo ha come obiettivo principale quello di formare un professionista che conosca e sappia eseguire gli interventi infermieristici e inoltre permette di sviluppare abilità come la flessibilità mentale, il pensiero critico, la capacità di problem solving e la capacità di fare ricerca. Tutto ciò porta alla realizzazione di un professionista sanitario che agisca in modo consapevole, autonomo e responsabile, seguendo un insieme di valori professionali e conoscenze specifiche tali da renderlo un protagonista attivo nella realtà sociale in cui vive e opera. Gli ambiti di esercizio clinico professionale sono l'ambito clinico, in cui agisce per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie per la cura e riabilitazione sul territorio o in ospedale, l'ambito manageriale, in cui può ricoprire la figura di coordinatore o dirigente, l'ambito formativo per la formazione di base e la formazione continua post base, e l'ambito della ricerca infermieristica o clinica. Ma chi assistiamo noi infermieri? Come afferma il codice deontologico, l'infermiere orienta il suo agire al bene e all'assistenza della persona nella sua individualità, del suo nucleo familiare e più in generale della collettività. Se ci pensate bene, l'infermiere accompagna la persona in tutte le fasi della vita. È presente alla nascita. È presente nei reparti degli ospedali, nelle RSA e in tutte le strutture sanitarie distribuite per il territorio nazionale. È presente nel momento in cui abbiamo bisogno di aiuto e, in un periodo di emergenza come questo, non può fare a meno di ricordarci che andrà tutto bene. La struttura del corso. La laurea in infermieristica ha una durata di 3 anni. Durante il vostro percorso universitario affronterete da una parte lezioni frontali e attività didattiche elettive che costituiscono la formazione teorica, dall'altra laboratori e tirocini che sono il cuore dell'attività pratica. Nei 2 semestri affronterete quelle che sono le lezioni frontali, la cui frequenza è obbligatoria. Il primo anno di corso sarà incentrato sulle principali materie scientifiche che vi forniranno una solida base per affrontare uno studio più specialistico. Il secondo anno vi permetterà di ampliare ancora di più il patrimonio delle vostre conoscenze, apprendendo le basi di farmacologia, lo studio delle principali patologie in medicina interna e affronterete l'ambito chirurgico e ortopedico. Ma cosa più importante, grazie al corso di infermieristica applicata, imparerete quelle che sono le basi del processo del nursing. Infine, nel terzo anno di corso affronterete materie specialistiche come la medicina d'urgenza o la medicina materno-infantile. Inoltre, apprenderete quelli che sono i principi della metodologia della ricerca e della deontologia professionale. Per quanto riguarda le attività pratiche, nei laboratori imparerete le principali tecniche infermieristiche e saranno il banco di prova per i futuri tirocini, che rappresentano un punto cardine della formazione. Il tirocinio si svolgerà lungo un percorso graduale che vi porterà al primo anno nei reparti di medicina generale, durante il secondo anno nelle aree chirurgiche e oncologiche. Infine, al terzo anno affronterete reparti di emergenza come il pronto soccorso o la rianimazione, oppure ancora l'area materno-infantile, dalla terapia intensiva neonatale fino alla pediatria. E non è finita qui. Grazie alle ADE, attività didattiche elettive, potrete partecipare a convegni, lavori di gruppo e attività di promozione della salute direttamente sul territorio. Come sicuramente avrete potuto notare, si tratta di un percorso lungo che richiede grande motivazione e grande costanza, ma alla fine le soddisfazioni e le gratificazioni saranno tante. Al termine dei 3 anni conseguirete la laurea in infermieristica.
pertanto riceverete un'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria di infermiere. Questo che cosa comporta? Comporta una grande autonomia, ma anche una grande responsabilità. Infatti, dal primo giorno diventerete titolari del vostro atto sanitario. Al termine del conseguimento del titolo di studio abilitante alla professione infermieristica è possibile svolgere la propria professione oppure continuare la propria istruzione concludendo i 5 anni accademici o proseguendo la formazione tramite master che possono essere di primo o secondo livello. I master universitari permettono di approfondire le proprie conoscenze in settori infermieristici specifici, quali ad esempio il master di primo livello in infermiere di sala operatoria, cure palliative, infermiere di famiglia o home care. Inoltre, a seguito della laurea magistrale, si può accedere al dottorato di ricerca The Year of the Nurse and Midwife. La scelta del 2020 come anno internazionale dell'infermiere è legata al bicentenario della nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna. Perché l'assistenza è un'arte che richiede una devozione totale e una dura preparazione, in quanto abbiamo a che fare con il corpo umano, tempio dello spirito di Dio.